We won the championship. Won promotion to Serie B. Against all odds. We overwhelmed opinions and prejudices, put adversaries in line one after the other, confronted them with respect, but without reverential fear. And this is because we are Acci e Fiorizzo, the women's team of a town that, after a long time, is back thanks to a deserved promotion. Ho bisogno di credere a una storia impossibile più che mai. Vorrei decidere di superarmi. Ho bisogno di fottere, di tradirti e decidere di restare insieme. It all started, as it always does in football. A pair of boots, a ball, two goals, a pitch, and silence. Hard work and sweat. Training and sweat. Press-ups and sweat. A silence interrupted by the advice and shouts of our coach. Io ci stanchi di far questo, però se io a quel punto decido di venire dentro il campo, non sbagliamo, dai. Palleggia, palleggia. Palleggia, palleggiamo. Andiamo, andiamo, via, via. No, via, via, tempo di uscita, movimento. The man who leaves nothing to chance, who has acted like a hammer on our heads and in our hearts for all these months. From the beginning of our retreat, immersed in the Casentino forest. Mi chiamo Giulia Orlandi, e sono di Firenze e sono centrocampista della CF Arezzo. Per me il calcio è pura passione. Sono 20 anni che gioco. Avevo smesso, deciso comunque di smettere un annetto e mezzo fa perché comunque non era più possibile conciliarlo con il lavoro. Però mi è bastato vedere un campo, un pallone e ho deciso di riprendere. Quindi è pura passione. Sensazioni positive. Cioè, devo dire la verità che vabbè, il fatto di non aver stravolto tutta la squadra è importante. Però è importante perché è anche il segno che l'anno scorso si è lavorato bene, da un certo punto di vista. Perché quando le cose non funzionano, se non si raggiungono gli obiettivi e tutto, spesso e volentieri ci sono altre realtà. Ora soprattutto c'è molta più concorrenza rispetto a qualche anno fa. C'è più movimento anche da parte delle ragazze che magari seguono varie squadre, mentre magari prima si stava soltanto più vicini anche alla propria abitazione, alla propria vita e tutto. Adesso c'è molto più movimento. E se tante persone sono rimaste è segno che qualcosa di buono comunque è stato fatto, indipendentemente dall'obiettivo. E siamo tutti qui per riprenderci quello che poi fondamentalmente ci è sfuggito l'anno scorso. Quindi ho sensazioni positive, vedo un gruppo tranquillo, sereno, che ha lavorato bene, sta lavorando bene. E
se secondo me siamo sulla giusta strada. Quindi portate palla fino oltre la metà. Buongiorno. Stiamo parlando di un calcio ancora non professionistico e quindi le ragazze generalmente studiano, lavorano e quindi devono ritagliare del tempo proprio per giocare anche a calcio, che non è solo la partita, ma ci sono gli allenamenti, ci sono le distanze che dividono le ragazze dal territorio, perché ad esempio oggi l'attuale squadra conta ragazzi che arrivano da Firenze, da Perugia, per non parlare appunto di quelle che sono, diciamo, abitano in appartamento ma provengono da distanze importanti. Abbiamo anche delle straniere. E quindi questo mi ha dato la forza e il desiderio di poter, diciamo, dare più valore al calcio femminile. We came down from the retreat, planted our feet firmly on the ground and looked each other in the eye in anticipation of the season's first game. A Serie C women's team that didn't have its own stadium. Right, something we had to fight for. Giustamente lei dice, siamo noi che decidiamo e ho finito. Dai ragazzo, deve essere uno scatto! Prima! Eccola! Eccola l'Italia, bene, partiamo subito, dai! Allora, ora, questo è schematico, no? Poi la domenica naturalmente, ora io dico, se lei taglia l'avanti è normale che se tu gli dai lì. Certo. Ok, ora è per darci un'idea, giusto ragazzi? Puoi tagliare sia dietro che davanti. Ok? No. Fai gol! Fai gol, andiamoci a far gol, su! Dai, paga, chi è che parte? Ragazzi, ragioniamo! Andiamo, dai, di continuo, via, dai! È il lavoro, eh! Eccola là, benissimo! Andiamo, alleniamoci, su! Ma se lei viene qui, taglia dentro, scarica la palla, dove può andare anche? Alle spalle! Di lei, c'è una cosa nuova, c'è cioè i rampi. L'età. Riparti. Oh, la paga. Quattro. Come la paga? Before the start of the championship, there's the Italian Cup. We beat Pistoiese 5-0. Next came Pontedera 3-1. Then away to Lucchese 1-2. We won a historical qualification to the last 16 to play Ternana, an extraordinary result against a tough opponent. But that's another story. L'obiettivo di questa stagione è un obiettivo cosiddetto importante. Per importante noi intendiamo la promozione. Lo dichiariamo perché abbiamo costruito una squadra che ambisce alla promozione. Quest'anno però non siamo gli unici, tante squadre lo hanno dichiarato e tante squadre sono attrezzate per farlo, quindi sarà un campionato importantissimo, un girone molto complicato perché le due retrocesse dalla Serie B sono proprio nel nostro girone e ci sono squadre attrezzate in modo importante quanto noi, poi lì la differenza la fanno le strategie, noi nello specifico il mister studia molto attentamente i prepartita, dà sempre delle indicazioni molto precise e molto mirate. Noi cureremo tutti i dettagli e tutti i particolari. Poi nel calcio non esiste una matematica, quindi anche se fossimo la squadra più brava e la migliore, non possiamo dire assolutamente che riusciremo a salire di categoria. Sicuramente ci divertiremo. Il messaggio che abbiamo dato alle ragazze è che dobbiamo fare un bel gioco perché vogliamo fare un bel campionato. 10th of October 2021. The venue is the stadium, the big one, the one we've always dreamt of.
avanti, iniziamo con l'appello. Facimigli. Alice 1, grazie. Tuteri. Giulia 4, grazie. Costantino. Ginevra 5, grazie. Paganini. Paganini 7. Razzolini. 69, grazie. Grazie. Allora, è 2 mesi che ci prepariamo per questa partita, ragazzi. Quindi è arrivato il momento. Marti? Sì, è arrivato. Siamo aggressive, cattive. Andiamo in avanti, aggressive. Cerchiamo di rubar palla e andiamo a far gol. È il momento nostro, è il momento vostro. Bocca al lupo. Our first championship game is against Azalea Solbiatese. Our team was Valgimigli, Tuteri, Costantino, Paganini, Razzolini, Ceccarelli, Verdi, Nisci, Pasquali, Vicchiarello, Ferretti. But it was our opponents who started strongly, and we struggled to find our skill to play. We were pushed back. The referee disallowed them a goal for offside, and 3 minutes later, we conceded a penalty that was saved by our goalie, Alice. It was the incentive we needed to get our act together. We are all in a sort of combative trance, as if the game was never going to end. Like when kids play, and the last one who scores wins. We had a player sent off, down a goal at home, our debut championship game. No way could it end like that. Playing extra time, Sharon attacks and is fouled. A penalty for us. Carolina steps up to take it. Il momento del rigore, ho sentito di assumermi la responsabilità di tirarlo. Anche se, a dire la verità, avevo un po' di timore, essendo anche la prima partita di campionato. Però mi sono fatta coraggio, sono arrivata al centro del dischetto e ho detto la va, la spacca. La partita è stata una partita di grandi emozioni, grandi difficoltà. Sapevamo che il campionato era pieno di insidie e era difficilissimo. La Solbiatese è una squadra che ci ha messo in difficoltà, però credo che alla fine l'Arezzo, per quella che si è visto in campo per tutto il secondo tempo, pur rimanendo in 10, credo che meritasse anche forse qualcosina in più, ma alla fine ci accontentiamo di questo punto, cercando di trarre al meglio, di prendere il meglio da questa gara, cercando nel proseguo del campionato di eliminare certi errori. We've learned the lesson. Nothing is easy. Like always. Like when we were kids. Like when we decided to play football. Like when they believed we were different, but found out that we were the same. Sono Evelyn Vicchiarello, vengo da Lanciano, Abruzzo, e sono un centrocampista della CF Arezzo. Il calcio per me è stata sempre una passione da quando ero piccolina. Praticamente anche dentro casa le bambole io le usavo semplicemente per calciarle e basta. Qualunque cosa trovassi usavo i piedi e basta. Andavo nei parchi, dove capitava, però per me esisteva soltanto esclusivamente il pallone. Io ho iniziato a giocare a calcio
che avevo 6 anni e ho fatto la trafila fino ai 14 anni con i maschi. Quando ho compiuto i 18 anni sono andata via di casa e ho avuto la mia prima esperienza in Serie A con il Bardolino Verona. E lì è iniziato la mia carriera, diciamo così. No, devo dire che l'esperienza con i maschi mi ha sicuramente fatto bene, mi ha fortificato a livello, oltre che fisico, caratteriale, perché poi sono cose che negli anni te li porti. Cioè, giocare con i maschi, secondo me, ti aiuta solamente a crescere. Poi, vabbè, puoi trovare magari quel ragazzino che ti può prendere in giro perché, appunto, sei una donna, però, ripeto, sono cose che fanno solo che crescere. Io ho iniziato a 6 anni, proprio prestissimo. È stato molto difficoltoso perché comunque ricordo che il presidente non voleva una ragazza, no, in squadra nel settore giovanile. Ho iniziato a giocare a calcio all'età di 6 anni con la squadra maschile del mio paese. Ho iniziato giocando con i maschi fino all'età di 14 anni, dove poi ho proseguito sempre con la stessa squadra. Ho iniziato a giocare a calcio quando avevo 6 anni, quindi al primo anno di scuole elementari. Però già giocavo in realtà con i miei amichetti dell'asilo. Ho iniziato quando ero una bambina, a 6 anni, perché mio fratello giocava a calcio e avevo il campo proprio di fronte a casa mia. Ho iniziato a giocare a calcio all'età di 5 anni e mezzo, 6 più o meno, accompagnando mio fratello e mio cugino con mia mamma a un allenamento. Chiaro, c'è qualcosa che non avete capito? Qualcosa che non è chiaro, Evelyn? Laura? Mi raccomando, quando costruiamo le due mezzale non le teniamo basse, alziamole un po' perché loro due centrocampisti, se no ci vengono a prendere altri, ci schiacciano lì. Ci alziamo leggermente e poi le ci muoviamo, Evelyn. Da quel punto facciamo tutti i movimenti che vogliamo, ci alziamo, ci spostiamo lateralmente, rotazione, quello che è. L'unica cosa è che non andiamo a occupare lo spazio del terzino. Non andiamolo ad occupare. Giochiamo la palla e mettiamola in mezzo. Giochiamo la palla di continuo, muoviamola, ma siamo veloci. Non fate 50 tocchi. Se no facciamo fatica a andare da una parte all'altra del campo, giriamo la palla. Una delle cose che mi ha colpito e continua a colpirmi è la passione che le ragazze provano per questo sport. Cioè, le ragazze sono disposte proprio a tutto, a qualsiasi sacrificio. A volte ci sono situazioni climatiche incredibili. Il centro sportivo dove vengono svolti gli allenamenti a volte è in delle condizioni purtroppo non ideali. Non ideali nemmeno per i maschi, figuriamoci, no? Uno potrebbe pensare per le femmine. Perché sono campi molto umidi, perché non hanno quelle caratteristiche così puntuali come il calcio che siamo abituati a vedere appunto guardando gli allenamenti dei maschi. E quindi vedere le ragazze che entrano a prescindere da tutto, a volte con l'illuminazione che improvvisamente parzialmente se ne va e quindi giocano quasi al buio, cioè si allenano e a malapena vedono la palla, e sì, questo fa veramente pensare alla passione che è in loro, cioè una passione che va oltre qualsiasi limite, a qualsiasi barriera. Una calciatrice di Serie C purtroppo ancora non vive con il calcio, la nostra è tutta, veramente tutta passione. Nel mio caso, per esempio, io dopo che lavoro 8 ore, perché devo lavorare per mantenermi, prendo la macchina, vado, mi faccio 40 minuti di macchina alle 5 nel pieno di quello che è un po' il traffico della zona e vado ad allenarmi 2 ore, più o meno 2 ore, dalle 7 fino alle 9. E mi faccio la doccia, torno a casa, mi devo preparare la cena e comunque portare avanti anche le attività di casa che una donna deve portare avanti. Ancora con il calcio non ci guadagniamo da vivere,
basti pensare al fatto che i nostri contratti non sono contratti che prevedono il pagamento dei contributi, per esempio, mentre come è invece per il calcio maschile. In football, there are different sorts of benches, like in life. But this red one has a particular significance for us women, and the club decided to put one in at the stadium. A caress for us, a caress for all the women who have suffered violence. An important gesture just a few minutes before the big game against Pinerolo. We confined them to their penalty area, conceded very little, and the game ended 0-0 just the same. It was a game we should have won. We knew it, the coach knew it, everyone knew it. But we showed everyone how good we were and that we weren't scared of anyone, not even of Pinerolo, that, according to the experts, was the team destined to win the championship. Then, what did we do? We continued along our path without ever losing touch with Pinerolo and the top spot in the league, game after game, goal after goal. We're close to Christmas, December 19th. We have a tricky and exciting away game. We travel to Genoa to play Genoa, a historic name in Italian football, a young team in perspective, created to win and climb the league. Il gruppo è un buon gruppo, io sono arrivata, sono nuova. E il gruppo è molto coeso e soprattutto quando dobbiamo passare molto tempo insieme, come un ritiro piuttosto che una trasferta, è importante avere un buon gruppo perché vai a creare dei momenti, delle emozioni che poi rimangono impresse dentro di noi e che ci portano poi a lavorare bene in campo. Come andrà la partita, ve lo dico, non importa, però veramente vorrei da voi la miglior prestazione dell'anno. Sotto l'aspetto emotivo, caratteriale, non tecnico-tattico, che ci lavoriamo tutti i giorni, quindi lì non credo che ci siano problemi. Però andiamo dentro e dimostriamo veramente a questo campionato, a questo girone, che l'Arezzo in qualunque condizione, in qualunque momento, è la squadra migliore di questo torneo. Buongiorno, Verdi, capitano, piacere, Massimo Torino, assistente. Piacere. Buona partita. A voi. Testini, salve. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Salve, buona partita. A lei. Forzini, salve. Buongiorno. Buongiorno. Buona partita. Cecconi, sì. Buongiorno. Buongiorno. Buona partita. Grazie. Terminato giusto? Sì. Perfetto, grazie ragazzi, in bocca al lupo. Grazie. Non pensiamo a niente e andiamo a fare la grande gara, Ok? Dai, bocca al lupo, dai, 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 oh, dai, 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 dai. Dai, L'importante è che sei tranquilla. Oh, voglio che giochi serena per quello che ti senti di fare. Non te lo devo dire io se devi giocare o non devi giocare. La leggi da sola. Se no sembra che so io che ti comando. Fai quello che ti senti di fare, gioca serena e divertiti. In the meantime, goalie Alice Valgimigli, injured playing Pontedera, has been replaced by Marina Aliquo. Oh, però me dovete ascoltare.
ascoltare quando vi dico le robe, ragazze, me le dovete ascoltare, perché se non mi ascoltate diventa problematico. Loro vengono tutti aggressivi in avanti, è inutile che vogliamo palleggiare in un metro. Ma avete capito che giocano a metà campo? Cioè, secondo me voi non l'avete capito che loro sono a metà campo. Cioè, palla avanti, palla aiuta, dobbiamo mettere sopra. Ma sei da sola, sì o no? E non è inutile che vogliamo fare 80 tocchi lì quando ci sono 40-50 metri dietro. No, ma tutte le volte che gli mette la palla sullo spazio vanno in porta, eh. Cioè, l'obiettivo è andare a far gol, eh. Cioè, non è che ci danno gol se facciamo 10 tocchi, eh. Cioè, noi palleggiamo nel momento in cui serve palleggiare per trovare poi la giocata per andare in porta. Cioè, muoviamo la palla per questo, ma l'obiettivo è andare a far gol, eh. Cioè, né l'obiettivo sono 10 tocchi, ci danno una rete, eh. Concentrate! Giocare contro la squadra che fino a 2 anni fa era la mia squadra è emozionante e ho atteso molto questo momento in realtà, perché ho vestito 10 anni la maglia del Perugia, quindi trovarsi oggi ad essere l'avversario piuttosto che la giocatrice del Perugia è emozionante. Sicuramente fa effetto sentire che gioco contro la squadra della mia città, e che sono due cose che separo la mia città, che è Perugia, dalla squadra Perugia. Per me è una partita che vale 3 punti, è sicuramente un derby e per questo sarà divertente. Questa per noi perugine, per me soprattutto, sarà una partita importantissima e comunque spero di vincere. Non mi risparmierò, perché alla fine spero anche di segnare, perché non ci siamo lasciati in buoni rapporti con la società. Giocare contro la squadra con cui ho giocato per 5 anni ti fa venire delle emozioni forti, insomma. Poi in realtà sul campo nostro, quindi magari questa è una cosa un po' diversa, andare lì invece sul campo loro dove ci siamo allenate tutte insieme, insomma, è un po' diverso. On February 3rd, we had to play Perugia, the original game having been postponed because of COVID-19. To us, this was the ultimate derby, more than any other, something that lives in the subconscious of every Arezzo inhabitant, that we faced with the right attitude, playing in the city itself, winning 3-0. A triumphant derby and an added asterisk. Who could have envisaged that the return game would have been the decisive game, the one that would have closed the circle of this fantastic adventure? None of us could have guessed it, but that asterisk was already there, ready to acquire meaning it still lacked. Winning and going on to confirm oneself is never a given, especially within the same season. When you are on top of the league, every opponent wants to play you off the pitch and prove that they're just as good at tripping you up. Mi raccomando, da oggi parte un altro campionato. Questa partita qui è un crocevia importante per noi. Ve l'ho detto tutta la settimana, non lo dimenticate, eh. Bocca al lupo.
In fact, the 17th game of the season was at home to Lucchese, another hot team. After just 5 minutes, we were already in the lead. Goal scored by Martina Ceccarelli, as always, our top scorer. We pressed forward, we battled, but the result never changed. We had to play especially well to avoid their scoring a surprise equalizer, and we left the pitch as 1-0 winners. Se riusciamo a fare a saltarne due, dare la palla alla Lazio nell'uno contro uno, sono morte. Lazio, a me non mi interessa se tu sbagli. Guarda, tu puoi sbagliare 100 tiri e sbagliarne altri 100, a me se quanto mi interessa zero. Dato che sei nettamente superiore di tre categorie, tu la punti e la ripunti. Fin quando le gambe non c'è più gli arti inferiori. Quando non c'è più cambiamo. Però gli vai sul sinistro e poi gli lasci un missile di sinistro sotto l'incrocio. Perché tanto loro fanno una cosa. Aspettano talmente il centrale. Perché dice tanto viene dentro a tempo reggio. Ma se gli vai sul sinistro, una volta che sei entrato dentro là, si tocca è rigore. E se no calci. Se sei troppo refilata, larga fino a fondo la metterai dentro. Ma la dobbiamo chiudere sta partita, ragazzi, ma abbiamo avuto 3 o 4 situazioni pericolosissime. Oh, e le partite vanno chiuse, ragazzi, perché sennò poi diventa una rottura di coglioni. Won. We're there, always there, but the finish line is still way in the future. And just 3 days later, we had to play the 8th finals in the Italian Cup game against Ternana. Oggi una partita infrasettimanale per la Coppa, una partita importante, una giornata con un bel sole. Quindi una bella luce e questo promette bene anche perché ci teniamo a portare il risultato, perché è la prima volta che l'Arezzo gioca agli ottavi di finale in Coppa. La squadra è consapevole che oggi vogliamo fare bene, vuole fare bene. È chiaro che ogni partita fa storia a sé, in particolare la Coppa psicologicamente è considerata non proprio come una partita di campionato, ma le ragazze vogliono dare veramente il massimo, anche perché c'è sicuramente un po' di turnazione in loro, visto che abbiamo giocato domenica contro la Lucchese e hanno sprecato molte energie, è una partita molto delicata. E domenica siamo in attesa di un altro derby con la Pistoiese, quindi oggi effettivamente è un infrasettimanale impegnativo. It ended 0-0 after 90 minutes, and we prepared for penalties.
We're disappointed, but a hiccup along the way isn't the end of the world. There's no such thing as the perfect season. The chairman isn't happy. Not so much for the defeat that, decided only on penalties, means we are still unbeaten this season, like very few other women's teams in Europe. He's unhappy because he feels we didn't try hard enough, the sort of attitude he doesn't like. Whereas for the coach, it was fundamental to at least make the effort, but without wasting precious energy meant for greater objectives. Incredibile. Ma non me lo sarei mai aspettato, non ci hanno nemmeno provato. Ancora non ci credo. Vabbè, pazienza. The important thing now is not to lose the top spot in the league. We must find our concentration again to continue winning. The 20th championship game is played on March 20th at La Spezia. They are a strong, much improved team, living an excellent period of form. Just like us. The difference being that we have learned the game ends only after the ref's triple whistle and we are back in the locker room, and that nothing must be left to chance. Pazienza, ve l'ho detto che era una partita rognosa. Ve l'avevo detto che era rognosa del cazzo. Ma non dobbiamo andare a giocare la partita dove vogliono loro. Non la dobbiamo mettere sul piano che la vogliono mettere loro la partita. Calma, ragazzi, la partita è lunga, lunghissima. Dobbiamo solo aver pazienza. Oh, dobbiamo ora mettere la partita dove la vogliamo noi. Ora dobbiamo portarla alla nostra parte. Dobbiamo stare strette con le due mezze punte e cercare di andarla a chiudere da una parte. Non dobbiamo correre troppo. Cercheranno di farci girare e ci dobbiamo organizzare. Bene, bene, bene. Don't lack the chances to score a second, especially with Vicchiarello, but we run a risk or two. At the end, it is a point earned. We remain unbeaten and top of our league. The others have to play catch up, and while energies start to ebb away, time for recovery also decreases. Questo periodo è stato un periodo di scelte anche difficili perché comunque ci sono stati casi di Covid nella nostra squadra come in tutte le altre. Abbiamo avuto la maturità e la conoscenza sicuramente del mister nel cercare di gestirla senza saltare partite, magari andando a giocare con una rosa ridotta ma cercando di giocare tutte le partite. Questo ha fatto sì che non si siano accavallate poi durante la settimana recuperi e partite la domenica, recuperi e la partita la domenica. E questo ha aiutato molto perché le ragazze hanno avuto la possibilità di recuperare tutta la loro condizione fisica tra una e l'altra partita. Time passes for us too. And now, apart from work, determination and talent,
there is a new aspect. Serie B is just over the hill. We can almost touch it after a ride we have always led. But we still have some hurdles to overcome, two of which we will play in the same week. And they're no joke. Orobico Calcio Bergamo and Pinerolo. Ragazzi, allora in bocca al lupo e divertiamoci. Ce n'è per nessuno ora, eh? Ora non ce n'è per nessuno. Siamo a casa nostra, qui ci giochiamo tutto con serenità, con tranquillità, a 2000, eh? Senza paure, senza preoccupazioni di niente. Giochiamo in campo, cariche, e andiamo a fare la partita, eh? Come se fossimo un zero a zero! Raga, unite, eh! Unite come veramente un gamma 5, eh! Non una per poco suo! We leave for Piedmont, fully in tune and enthusiastic. The atmosphere is cool. Some read, some listen to music. Others are already in the stadium playing the game in their heads. And when we look up, the Alps are right there in front of us, reminding us that the climb to the top always starts from the bottom. Vabbè, che è la parte importante, tanto non c'è bisogno di ripeterlo o che glielo dica nuovamente, è la parte importante per noi, è importante per loro, e credo che è la partita più importante del calcio femminile di Serie C. Tutti la seguono, tutti la guarderanno, tutti sono attenti su questa gara. Spero di vedere una grande partita. Voglio divertirmi. Bocca al lupo. Yeah.
siamo? Che il campo è brutto, ora dopo un tempo l'abbiamo capito. Se siamo brave a riconquistare la palla, questa partita sapete quanto deve stare? Sapete quanto? 3-0. Il problema è uno, ragazzi. Sapete perché corriamo così tanto, correte così tanto? Perché non ascoltate. E quando vi si dicono le cose, anche in maniera carina, fate le permalose. E però dopo non vedete la mentale che correte. Se io vi spiego le cose, voi le fate al contrario perché pensate di essere più brave. Perché sono qui per aiutarvi, non per farvi un dispetto. Allora dovete ascoltare, perché se mi ascoltate noi recuperiamo la palla e andiamo in porta. È il nostro momento, ragazzi, non so cosa dirvi. Cioè, sta qui, io voglio uscire, guardami in faccia da sole. Guardatevi tra di voi, ragazze, guardatevi nel viso. C'è da fare 47-48 minuti di sacrificio. Oh, mi raccomando, mi raccomando. Oh, a 2000. It was a great feeling beating Pinerolo, and beating them so easily, leaving no doubt as to our superiority. We are the best team. The terrible girls of Serie C. We top the league, and we're still unbeaten. At this point, we have two objectives: win promotion as soon as possible, and set a new record of being unbeatable. Per me è stata veramente una cosa importante, un sogno particolare che poi nel tempo speri che il tempo si fermi, dice speriamo che non finisca, no? Cioè, per rivivere i momenti, le emozioni, le situazioni che ci hanno accompagnato poi in momenti più o meno belli, però ci piacerebbe che quello che abbiamo vissuto noi non lo vedano gli altri, no? Quindi che rimanga una cosa perlomeno mia nascosta agli altri, perché è stato lungo, da luglio adesso, un percorso veramente lunghissimo, però pieno veramente di emozioni. Trasmettere certe cose è anche difficile perché poi c'è l'emozione, ci sono tante situazioni particolari che abbiamo percorso insieme in questo lungo cammino. Lo mettiamo, dura 7-8 minuti. Ho bisogno di credere a una storia impossibile più che mai. Vorrei
decidere di superarmi. Avanti, in campo, convinta, con cuore, andiamo a vincere. Di tradirti e decidere di restare insieme, liberi e appassionati. Forza Simona e Arezzo, ale, ale, ale. Ho bisogno di correre, starti dietro e già perdere, lo so. Arezzo, serie B. Guarda, mi consumo in fretta. Forza Arezzo! La notte risplende, il giorno sempre il sole. Forza, forza, forza. Forza ragazze, forza Arezzo! È stato un momento bellissimo, emozionante. Le ragazze si sono sicuramente liberate di un vissuto anche pesante che hanno avuto dietro, perché comunque magari la famiglia che oggi ti dà il suo supporto, che oggi ti incita, forse in qualche momento le avrà anche ostacolate nella scelta sportiva che hanno fatto, no? Però oggi le hanno a fianco e credo che questo sia stato importantissimo. Al di là di uno sport che non è prettamente femminile ancora per noi, per la nostra cultura, però è uno sport che poi fa anche paura per altri aspetti, perché comunque il calcio è lo sport che per eccellenza viene riportato a una situazione sociale di omosessualità. Non è così, perché la solita situazione si vive nella pallavolo femminile, si vive nel basket femminile, si vive nel quotidiano fuori. Credo che però le donne abbiano quella spinta in più, quel coraggio in più che le ha portate a dichiarare tranquillamente quello che sono, quella che è la loro sessualità senza pregiudizi di sorta, cosa che probabilmente nel maschile forse è più difficile. L'uomo ancora deve essere virile per giocare a calcio. La donna gioca a calcio, punto. May 8th against Genoa, our first match point. At home to settle it and have the mathematical certainty of promotion to Serie B. We worked hard for this. A sellout crowd for the big occasion. The chairman wants it. The coach wants it. We want it. We want to win. La partita è importante, lo sapete. Oggi però giocate per voi, ma giocate per la città, per un popolo e per una tifoseria intera. Cioè, al di là di tutto potete scrivere veramente la storia. In bocca al lupo. Riusciamo a stare fuori, esatto, per aggredirli, esatto. Allunga, è quello che stavo dicendo. Allora. Però ragazzi, dovete essere... siete angosciosi, siete... calma, calma.
C'è furia, paura, preoccupazione, calma. Oh, bene, stiamo facendo una buona partita. Va bene. Oh, contiamo una squadra che si gioca a calcio. Una squadra che c'ha idee. Dobbiamo essere tranquille, serene, organizzate e fare le cose giuste. Oh, ragazzi, 46-47 minuti. Dai, dai, dai. Mettete tutto quello che avete. Dai, eh. Quando non avete più, alzate le mani. No. Were we afraid of winning? No, not at all. No fears, no worries. In the end, we played, we scored. We fought tooth and nail against a strong team that had no intention of being the sacrificial victim. And they gave us as good as they got. The game ended 2-2, and we're not in Serie B yet. We blew the first match point in front of our fans, male and female. No, we weren't angry. Sorry, yes. Angry, no. We are aware of being terribly close. We must gather together all those last crumbs of energy. We have to muster up the final flashes of concentration. We run, we kick, we gasp, we look each other in the eye. We are in total harmony with the coach and his staff. Il pareggio col Genoa è stato per me un mix di emozioni, dalla tristezza per non aver raggiunto ancora l'obiettivo, quindi non aver potuto festeggiare nel nostro campo con i nostri tifosi, però alla, comunque alla contentezza, alla consapevolezza di aver giocato una grande partita davanti a un grande pubblico e comunque ad alti livelli con una grande intensità. Perché questa squadra, questo gruppo, di in primis se stessa. Ha bisogno di te. Fidati. Certo, festeggiare davanti ai nostri tifosi allo stadio era sicuramente una cosa che si voleva. Che si voleva. Però comunque sia andiamo a Perugia sempre concentrate, determinate e cercando di portare a casa la vittoria. Vincere il campionato a Perugia sarebbe sicuramente emozionante, sarebbe un'occasione importante anche per vincere il derby e per coronare il nostro sogno di quest'anno. The setting sun caresses our hair and seizes our dreams, like candy floss, the central theme of an impossible story. We prepared our adventure on this pitch, refined our game, and toned our muscles. The light filters through the trees, suggesting that victories are the fruit of a group's hard work. Not as single individuals, but only by being united can we achieve incredible results. Vincere il campionato a Perugia sarebbe bellissimo, un po' perché i derby sono partite sempre molto attese, indipendentemente da quello che poi la partita ci porta. Però vincere a Perugia sarebbe bello. May 15th. This is the date. The moment all of us will remember forever. One that we will share with the younger ones during the years to come. The day ACF Arezzo won its first promotion to Serie B. We play on the grounds dedicated to Paolo Rossi. And our opponents don't stand a chance. Yeah.
When the final whistle blows, our joy is uncontainable. We are wearing the jerseys made especially for the occasion. Don't worry, be happy. Champagne flows, and we celebrate with the fans who accompanied us to Perugia. There is nothing more beautiful, nothing more exciting, nothing more sacred than a group of girls who together achieved a historical and important result. It's as if all the planets had lined up. A fairy tale come true, like when we were little and, against one and all, we dreamed of living moments like these. An achievement that crowned an extraordinary season. Yes, let's say it out loud. Let's say what is often denied us as female football players and as women. We were great. Hang on, we haven't finished. Hold it, everyone. Serie B was our objective. Achieving it unbeaten, a dream. Let's be honest about this. In the history of football, how many teams, female and male, have ended a championship unbeaten? Very few. They can be counted on one hand. As of today, we too belong to that cream of the crop. We too will be remembered as the undefeated, or if you prefer, the invincibles, because nobody beat us. And now? And now we'll see you in Serie B, because we are AC Ferrezza, because we are the Amaranth girls who have written an impossible story. Decidere di restare insieme, di